Buonasera, buonasera a tutti, vedo Beppe Cantele, vedo Luca De Michelis, quindi vedo Beppe Cantele per Ronzani Editore e Luca De Michelis per Marsilio Editore. Questa sera, insomma, chi ci segue ormai da qualche settimana lo sa, stiamo cercando di approfondire l'impatto che ha avuto il coronavirus, che ha avuto l'emergenza che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo su tanti mondi, tante realtà dell'economia, della cultura del nostro paese, ma anche con uno sguardo al futuro, al periodo di convivenza che avremo sicuramente con il virus, ma anche alla fase che vivremo successivamente, che speriamo che arrivi presto e che arrivi il prima possibile. Stasera ci dedichiamo a un mondo che è fondamentale per il nostro paese, che è il mondo del libro, lo guarderemo un po' in tutte le sue sfaccettature, per cui con le case editrici, con gli editori, con le librerie, con le biblioteche, è un mondo fondamentale non solo per la cultura, ma anche per l'economia italiana. È un settore economicamente fragile, abbiamo letto su riviste, sui giornali, sui quotidiani in questi giorni alcuni dati. Il presidente dell'Associazione degli Editori diceva che quasi una casa editrice su 10 è a rischio chiusura. È un mondo attorno a cui ruotano tantissimi collaboratori e tantissime professionalità, per cui è un mondo davvero importante. Partiamo quindi con gli editori stasera e l'idea è stata proprio quella di mettere insieme una casa editrice grande, storica, importante, insomma di grande rilievo del nostro paese che è Marsilio, con una piccola casa editrice di qualità del nostro territorio, perché sono due mondi molto diversi, con esigenze diverse, con realtà diverse, per cui sarà anche uno dei temi di discussione in questa prima parte. Devo anche scusare perché me l'ha chiesto Pippo Civati, che doveva essere con noi, ma ha avuto proprio oggi un grave lutto, per cui tra l'altro a lui va il nostro abbraccio, il nostro saluto e ringraziamento perché è stato veramente disponibile ad essere con noi oggi. Bene, io partirei, chiederei prima di tutto a Luca De Michelis di Marsilio, mi sono arrivato di Marsilio, un suo sguardo su quello che ho detto in questa rapida introduzione, cioè prima di tutto qual è stato l'impatto sul mondo del libro e quale pensa che sia in prospettiva, insomma, il tempo che aspetta l'editoria italiana, ma anche, perché è un altro punto secondo me cruciale, in che cosa cambierà il mondo del libro dopo questi mesi e se guardiamo avanti, dopo i mesi che ci aspettano di convivenza con il virus. E grazie ancora della disponibilità ad essere con noi stasera. Grazie mille, grazie insomma, di avermi invitato. E, parto dicendo che Marsilio è attiva, diciamo, al mondo dei libri a vari livelli e quindi il problema è che non esiste il mondo del libro, esistono tante realtà in cui il libro poi è uno degli elementi che le contraddistingue, spesso e volentieri vendendo i libri è il modo in cui si tengono in piedi, però il libro, diciamo, c'entra in modi diversi. In particolare Marsilio ha tre attività in questo senso, una che ha a che fare con il mondo dei libri come tutti, diciamo, se lo immaginano, cioè con i libri che vengono venduti in libreria, tecnicamente si chiamano l'editoria trade. Uno ha a che fare col mondo dell'università e quindi l'editoria specialistica, l'editoria che sì, si trova anche in libreria, ma che ha tutta una sua logica, una sua anche economia che prescinde anche dalla libreria. E la terza, che per noi è molto importante, che ha a che fare col mondo dell'arte, quindi libri illustrati, cataloghi, attività di organizzazione e di gestione di eventi che riguardano i musei, riguardano le mostre, riguardano appunto il mondo dell'arte nella sua più larga eccezione. Cominciando dai libri in libreria, la situazione è abbastanza simile a quella di altri settori, seppure i libri nascono come un settore diciamo forse un pochino più fragile, con una serie di realtà editoriali un pochino più marginali, cioè che fanno fatica già in condizioni normali a stare a galla. Ovviamente in una situazione di crisi come l'attuale, in cui
Le librerie e gli editori sono stati sostanzialmente chiusi o semichiusi, poi in realtà abbiamo continuato a lavorare, però senza poter pubblicare novità per più o meno 2 mesi, e anche oggi la ripresa diciamo arranca, fa fatica a ripartire. È sicuramente a macchia di leopardo. Alcune librerie hanno ripreso prima e altre dopo. Le librerie spesso di più grandi dimensioni fanno ancora più fatica di quelle più piccole, che però a loro volta hanno i problemi di essere spesso e volentieri delle organizzazioni anche familiari o comunque senza magari i mezzi delle grandi catene librarie. Le grandi catene librarie hanno le difficoltà che soprattutto con poco diciamo traffico di persone stentano a ripartire. Pensiamo che stazioni e aeroporti, che sono due luoghi dove tradizionalmente si vendono i libri, sono deserti o quasi, e comunque molte librerie in stazioni e aeroporti stanno diciamo tardando a riaprire. Quindi abbiamo un problema relativo alla ripresa, che è un problema, ribadisco, abbastanza comune rispetto al paese. Un problema relativo all'incertezza sul futuro, che è una cosa che a tutti complica molto la vita, perché non solo viviamo le difficoltà quotidiane, ma viviamo anche una difficoltà ulteriore, che è come organizzarci e quale sarà il futuro che ci aspetta. Anche se ovviamente vogliamo guardare con ottimismo rispetto a quello che sarà il futuro di questo settore, che io penso che sarà anche probabilmente meno toccato di altri settori della nostra economia. Quelli più tragicamente investiti sono sicuramente il turismo, innanzitutto, che però direttamente con l'indotto, secondo me, arriva a valere quasi il 30% del, diciamo, sistema economico italiano. Penso agli eventi che con il paese, con i distanziamenti sociali e tutte le complicazioni. Insomma, è un problema che riguarda tutti. Quindi si diceva ripresa e riapertura lenta e rallentata, 2 mesi chiusi, in cui l'online ha sicuramente avuto una fiammata, però l'online è un diciamo una fascia ancora piuttosto piccola del mercato, e soprattutto quello che è l'operatore più forte in questo settore, che è Amazon, come in altri paesi, diciamo, ha dedicato le sue risorse più ad altre tipologie Certo. di prodotti e di merci rispetto al libro. Quindi il libro all'interno del mondo di Amazon ne ha sofferto. Amazon negli ultimi mesi ha stentato a riordinare, adesso fa fatica ad accettare le novità, insomma, arranca forse anche di più di quello che sarebbe stato bello attendersi in un momento in cui le librerie sono chiuse, l'online prende. Quindi abbiamo questo effetto sul mercato di sbocco. C'è poi un problema di filiera, che è un problema molto serio, secondo me, per i libri come per altre industrie, che i distanziamenti sociali e difficoltà di vario genere rendono molto difficile a tutta la filiera di operare in modo efficiente, per cui diciamo tutto il processo, che già era abbastanza complicato, si è ulteriormente appesantito. I magazzini funzionano non al 100%, e tutta la filiera della distribuzione, quindi come arrivano i libri in libreria, si è ulteriormente presenta un altro dei momenti di difficoltà. Per cui, oltre al fatto che probabilmente non ci sono così tanti clienti che comprano i libri, anche se ci fossero, probabilmente non saremmo in grado di servirli come diciamo avviene in condizioni normali. Un'altra area in cui i libri sono sicuramente in difficoltà è che uno dei veicoli si direbbe, di marketing o comunque di promozione dei libri, è il sistema delle presentazioni, dei festival e di tutti quegli eventi, chiamiamoli pubblici, che oggi non possono esistere. E questo mette in crisi in modo abbastanza serio soprattutto quella fascia, diciamo, media o piccola,
di libri e autori che non si possono affermare perché non vanno in televisione, fanno fatica ad andare sui giornali e quindi avevano nel contatto col pubblico forse la maniera più efficace di presentarsi. Quindi abbiamo una serie di problemi oggettivi che riguardano quello che sta succedendo e come quello che sta succedendo impatta tutte le realtà economiche o la maggior parte delle realtà economiche. Poi abbiamo alcuni problemi relativi al fatto che, per esempio, in Italia normalmente in un anno vengono pubblicate circa 80.000 novità, le 70 e le 80.000 novità. E ovviamente con 2 mesi di sospensione, quello che hanno fatto la maggior parte degli editori, inclusa Marsilio, è stato in qualche modo diminuire l'offerta nelle prossime mesi. Quindi, oltre a quello che è successo in questi mesi di appunto il mercato che non esisteva più, saremo costretti a rallentare perché ci sarà un eccesso, un intasamento, perché tutti i libri che non si sono venduti, non sono usciti in queste settimane, in questi mesi, verranno messi sul mercato nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Ovviamente quanto verranno messi e come verranno messi dipende dalla capacità di assorbire che il mercato, le librerie e tutta la filiera avrà di farlo. E questo dipende molto da come evolvono le prossime settimane. Si parla ovviamente della ripartenza dei contagi, ci sarà una seconda ondata più avanti. Insomma, sono tutti elementi di incertezza e di difficoltà che rendono complicato per noi pianificare, perché il libro, non credo di svelare un arcano qui, è un settore in cui le marginalità non sono molto alte, se non in taluni casi piuttosto basse. O prossime allo zero, per cui un effetto economico già di qualche mese rende difficile diciamo trovare un equilibrio economico a realtà editoriali. E in realtà succede sicuramente per le più piccole, che sono quelle un pochino più spesso e volentieri più tirate, però succede anche poi anche agli altri. Quindi per il settore del libro, in realtà, poi tutti quanti quelli che si occupano di libri, pensano, lo dico con ironia, che noi siamo il settore più importante che esista e quindi se uno non si occupa di libri, in realtà sta commettendo un grave crimine. Ma questo, se uno ci pensa, è vero per la maggior parte delle realtà economiche che oggi esistono e quindi non è una prerogativa solo dei libri, anche se i libri poi hanno alcune, come chiamarle, esternalità positive che forse altre categorie, altri prodotti hanno meno. L'altra area che è molto, anzi che è molto peggio toccata rispetto ai libri è quella dell'arte e dell'editoria d'arte. Questa è in gran parte legata ai movimenti turistici e al fatto di poter, diciamo, accedere a musei, mostre, e realtà di questo genere. E questa credo che ci metterà molto a riprendere, a tornare in una certa normalità. Ovviamente le mostre, i musei sono chiusi anche qui dall'inizio del periodo di lockdown, stanno iniziando a riaprire, però stanno iniziando a riaprire a parte con difficoltà anche burocratiche, procedurali molto maggiori, perché ovviamente sono luoghi aperti al pubblico, potenzialmente dove potrebbero esserci assembramenti, ma allo stesso tempo in realtà con le difficoltà del fatto che sono legate molto spesso al turismo e anche dove non sono legate così fortemente al turismo, sono legate a una normalità che tarderà a venire. Quindi questo ha provocato il fatto che tutte le mostre che erano aperte, avevano appena aperto all'inizio dell'anno, sono chiuse e tardano a riaprire, altre che avrebbero dovuto aprire chissà mai quando apriranno, e in compenso tutta la programmazione dall'estate in poi è stata sostanzialmente cancellata ovunque. L'ultimo atto di settimana scorsa è stata la Biennale Architettura che aveva inizialmente annunciato a Venezia, che aveva inizialmente annunciato di aprire la mostra, seppur ridotta, a fine agosto e ha dovuto gettare la spugna perché
oltre al tema delle riaperture, ovviamente le mostre musei hanno un tema che devono essere allestite, spesso e volentieri i prestiti arrivano da tutto il mondo, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè ci sono una serie di problematiche molto chiare. Rispetto all'editoria, che ovviamente si appoggia a questo sistema, sia perché gli eventi espositivi sono un veicolo di vendita, sia perché al di là della vendita, che magari può anche avvenire per altri canali, però sono diciamo un motore della comunicazione e della focalizzazione di questo, oggi è un settore sostanzialmente fermo e che credo che non riprenderà in modo significativo per molti mesi. Il 2020 è sostanzialmente, non dico passato, ma comunque credo farà difficoltà, ci sarà difficoltà a farlo ripartire, e anche il 2021, dove sono stati spostati la maggior parte degli eventi che dovevano accadere nel 2020, si preannunciano problemi di tutti i generi, dall'intasamento al fatto che l'incertezza, che in qualche modo è come una spada di Damocle, oggi sul futuro di questo settore, ovviamente paga molto. Quindi questi sono i problemi. Se volete posso anche aggiungere qualcosa su, diciamo, qualche aspettativa più positiva, ma cederei la parola, non vorrei in qualche modo Facciamo prendere tutto il fare tempo. una battuta a Beppe Cantele e poi invece vi chiedo in chiusura una seconda battuta più rapida di questa, tutti e due, sulle aspettative sul futuro. Beppe Cantele, lo stesso ragionamento di Luca De Michelis, cioè per voi che siete invece un piccolo editore di qualità del territorio, che impatto ha avuto e come state vivendo questa fase? Ciao Giacomo, buonasera, grazie per l'invito. Mi unisco anch'io al cordoglio per Pippo Civati che non è con noi e saluto molto cordialmente Luca De Michelis. Condivido sostanzialmente tutta l'analisi che è stata svolta perché come ho avuto modo di dirti nelle nostre chiacchierate, insomma, alcune problematiche sono comuni ai grandi e ai piccoli editori. Dove sta la grande differenza? Nei numeri, no? Che comporta poi una serie di diversi atteggiamenti, sia nei confronti del prodotto che si fa, sia nei confronti del mercato al quale si accede, insomma, ecco. Detto che condivido l'analisi e quindi non vale la pena ripetere quanto è stato già detto dal dottor De Michelis, io vorrei dare il mio contributo in questo senso, perché so che ci sono tante persone che ti ascoltano e che magari non sanno i numeri che girano attorno a questo settore. Di cosa stiamo parlando quando parliamo di editori grandi, medi o piccoli? In Italia ci sono, secondo statistiche molto recenti dell'Associazione Italiana Editori, insomma, ecco, ci sono 5, 6, 8 editori a seconda delle annate che superano i 10 milioni di euro di fatturato annuo. Ce ne sono circa una ventina che superano i 4 milioni di euro, circa 180 che stanno tra i 4 milioni di euro e il mezzo milione di euro. Tutti i restanti, che sono stimati in circa altri 3.000-3.500 editori, fatturano meno di mezzo milione di euro. I numeri a cosa servono? A capire di quale dimensione aziendale si sta parlando. È chiaro che una piccola casa editrice come la nostra, che è di quelle che stanno sotto il mezzo milione di euro all'anno di fatturato, ha un tipo di struttura, un tipo di, ben inteso, tra parentesi, non voglio nemmeno prendere in considerazione le associazioni culturali, gli enti benefici o qualsiasi altra istituzione che, avendo un codice Ateco che gli permette di pubblicare, pubblica ogni tanto. No, io sto parlando solamente di case editrici costituite o come persone giuridiche o anche come persone fisiche, ma imprenditori veri e propri che si occupano di pubblicazione di libri o di altre attività che comunque hanno a che fare col mondo del libro. Ecco, questo per circoscrivere il tema e l'argomento.
Cosa ha determinato nei piccoli editori, si diceva? Ha determinato sostanzialmente la necessità di rivedere velocissimamente tutto il proprio programma, no? Perché è vero, e condivido anche tutta l'analisi sui numeri dei titoli che non sono usciti, è chiaramente cosa abbiamo dovuto fare però mentre si attendeva che qualche cosa succedesse, abbiamo dovuto ripensare e rivedere non solo il nostro programma, ma anche il modo di rapportarci col pubblico, perché noi rientriamo come piccoli editori in quella categoria di cui si diceva prima, che trova il suo sbocco naturale anche dal punto di vista delle vendite nel contatto diretto col pubblico. Io dico sempre che le piccole case editrici devono essere prima di tutto un progetto culturale che si esprime mediante i libri. Perché? Perché attraverso l'adesione a un progetto culturale si attira anche l'attività di varia natura, di varia specie, di molte persone che si avvicinano alla casa editrice e quindi fanno l'attività di presentazione dei libri piuttosto che di organizzazione di altri tipi di manifestazioni in cui poi c'è la possibilità di vendere i libri. Ecco. Di piccolo editore che non può andare in televisione attraverso autori importanti o che non può avere i paginoni dei giornali, ha quella via come via principale di sbocco per la vendita. Questa cosa è completamente saltata. Solo noi nel nostro piccolo avevamo circa 16-17 serate già organizzate nel mese di marzo, in giro per più o meno, insomma, il nostro Triveneto e qualche puntatina fuori tra Firenze e Milano, che sono città che frequentiamo per via di rapporti editoriali e di rapporti, come dire, redazionali che abbiamo con queste città culturali. Ecco, e 15 serate che sono saltate e con esse tutto ciò che consegue in termini di mancanza di introiti e di possibilità di incontro che sono la nostra fonte principale anche e non solo di reddito, ma di propulsione proprio dal punto di vista culturale. Ecco, perché se c'è una funzione che i piccoli editori hanno storicamente nell'editoria è anche quella magari di avvicinare autori, di scoprirli, se possibile, e dopo augurarsi che come dire, prendano il largo e approdino in case editrici di maggiore importanza come quella, come la Marsilio Editori che tutti ammiriamo. Un'ultima cosa posso dire, ho trovato, tanto per parlare anche di cose positive e limitando l'analisi delle cose che non so, che non vanno bene, che non sono andate bene in questo periodo, ho trovato che c'è comunque una grande disponibilità delle persone anche al confronto con questi nuovi mezzi e chiaramente non è la stessa cosa, insomma, ecco, questo il distanziamento fisico che è indispensabile per limitare i danni di questo virus è una cosa che si vive anche dal punto di vista della proposta culturale come qualcosa di innaturale, però ho visto che c'è stata una grande risposta da parte del pubblico sia alle tante iniziative che ho visto fare attraverso Facebook, le dirette o altre situazioni internet, insomma, con l'utilizzo dei social media e noi stessi abbiamo cominciato a fare le nostre dirette per presentare sia i nostri libri, alcuni libri che siamo riusciti a e che abbiamo voluto pubblicare nonostante il lockdown e credo che questo cambiamento che è stato un po' imposto possa servire anche per il dopo, insomma, ecco, questa la vedo come una cosa positiva. Un'ultima cosa positiva che ho visto andare molto bene è quella dei podcast. Attraverso questi podcast che hanno anche dal punto di vista della diffusione una percentuale e un mercato sempre crescente, credo che si possano veicolare in maniera interessante molti, molti contenuti, insomma, in attesa che ritorni la normalità, perché di quella normalità abbiamo bisogno per dire anche noi che abbiamo, se vogliamo, l'ulteriore problema definitivo che è quello della distribuzione, comunque essendo distribuiti in 250-300 librerie in tutta Italia, è chiaro che se le librerie chiudono ci manca la maggior parte dei nostri introiti e magari come piccoli editori non abbiamo la possibilità
potenza finanziaria o le capacità finanziarie che hanno ovviamente e che devono avere i grandi gruppi editoriali per far fronte alle problematiche, insomma, ecco. Questo è quanto. Grazie mille a Beppe. Vi chiedo una battuta conclusiva, quello che accennava prima il dottor De Michelis, sul futuro, per cui proprio un minimo di ragionamento su che cosa vi aspettate davanti a voi e anche se c'è su qualche idea per viverlo questo futuro. Allora, dal mio punto di vista, allora, sicuramente uno degli elementi che è stato anche citato positivi di questi due mesi è il salto in avanti sulle tecnologie, grazie al fatto che ovviamente stare chiusi in casa rendeva l'unica, da una parte portava a avere più tempo e dall'altra rendeva l'unica socialità possibile quella attraverso social o mezzi, e quindi questo scatto in avanti che hanno fatto l'uso delle tecnologie sicuramente sul lavoro, ma non solo sul lavoro, è un'opportunità e deve essere un'opportunità anche per la cultura. È complicato, nel senso che non è così semplice, è un discorso lungo, ma mi ricollego a quello che veniva detto prima sul fatto che una piccola casa editrice deve avere un progetto culturale. A me piace più chiamarlo un'identità che un progetto culturale, ma è sostanzialmente lo stesso concetto, cioè deve avere un senso. Mio padre amava dire che non bisogna fare i libri che si vendono, ma bisogna vendere i libri che si fanno. Quindi se tu non sai perché stai facendo dei libri, è meglio forse che non li fai, e se insegui un'idea di mercato astratta, probabilmente non arriverai nemmeno a tenerla. In questo senso la tecnologia è un'opportunità, anche se è un'opportunità complicata, perché la domanda di cultura, io penso, non sia solo una domanda o non sia nemmeno tanto una domanda di contenuti, di cose, ma è una domanda di identità e di partecipazione. E quindi costruire attraverso i social, attraverso questa identità e questa partecipazione, in realtà non è così semplice perché il contatto fisico è, ma è sicuramente la direzione verso cui andare, perché io penso che ci saranno degli effetti di lungo termine di quello che abbiamo imparato e vissuto in questi mesi, e questi effetti di lungo termine possono essere un'opportunità per vari mondi della cultura che hanno oggi in qualche modo visibilità limitata e che attraverso questi strumenti potrebbero averla maggiore. Poi se voglio andare nello specifico è piuttosto complicato, per cui con una battuta non riesco. Grazie. Beppe Cantela, anche da te una battuta su Me l'ha questo. fregata lui la battuta che volevo fare ricordando proprio il professor De Michelis, Cesare, suo padre, che è stato un grande editore e che appunto diceva, proprio quello che Luca ricordava, è meglio vendere i libri che si fanno che fare i libri che si vendono. E questo dovrebbe essere, come dire, dovrebbe essere lo slogan di tutti i piccoli editori, più che i grandi, perdonatemi, perché? Perché i grandi hanno anche altre dinamiche, insomma, e qui lancerei proprio un messaggio come battuta a chi verrà dopo di noi, che sono i librai, no? È chiaro che serve, è vero che non c'è il mondo del libro e ci sono tanti mondi, ma se questi mondi non dialogano e non parlano tra di loro e non collaborano, è chiaro che non si va da nessuna parte. L'ho scritto anche in una piccola polemicuccia che ho avuto col presidente dell'Associazione Nazionale dei Librai, senza grosse pretese, per carità, però dicendo proprio che se non andiamo oltre questi steccati e questi, come dire, interessi spiccioli singoli, non si va da nessuna parte. Per dire cosa? Per dire ai librai che so che è molto più facile vendere, che si vendono da sole, 30 copie al giorno della biografia di Cristiano Ronaldo, ma quanto è importante la produzione culturale, e quindi che il libraio conosca e proponga ed esponga al suo pubblico anche altri prodotti culturali di qualsiasi casa editrice, io non sto parteggiando per l'una piuttosto che per l'altra, ma che si vada veramente oltre e che si cresca culturalmente. La cultura, paradossalmente, sta alla base anche della possibilità di venderli questi libri, ecco. E con questo io mi saluterei. Beh, devo dire, è un bel messaggio con cui chiudere.
Io vi ringrazio davvero del tempo, della disponibilità. È stata per me una bella discussione. Vi auguro in bocca al lupo perché comunque i mesi che abbiamo davanti sicuramente non sono semplici, non sono semplici per le case editrici. Per cui grazie davvero della disponibilità, in bocca al lupo e buon lavoro a Luca De Michelis e a Beppe Cantele. Grazie. Grazie mille, grazie, arrivederci. Adesso ci raggiungono invece tre librai importanti del nostro territorio. Adesso cambiamo anche il sottopancia del video perché ci stanno raggiungendo Alberto Galla di Libri da Galla, quindi siamo in città a Vicenza, Valentina Traverso, Libreria Traverso, Veronica Manfrotto della libreria Palazzo Roberti a Bassano. Li vedo tutti e tre molto Ciao. bene. Ciao, ciao, grazie anche a Ciao. voi della disponibilità e del vostro tempo. Ciao Forse avete sentito almeno in parte gli interventi di chi vi ha preceduto, o comunque sono temi che sicuramente conoscete bene. Io lo faccio molto breve perché voglio dare spazio a voi. Ci sono due o tre questioni sul tavolo. Sicuramente l'impatto che ha avuto per voi in questi mesi il lockdown da un lato, ma anche l'apertura, chiamiamola dimezzata, che avete vissuto da un certo punto in poi, mi pare metà di aprile, giusto? Non mi ricordo la data precisa, ecco. Ma anche le prospettive, cioè come vedete il futuro dal vostro punto di vista, quali sono, diciamo così, le cose che vi preoccupano, ma anche se ci sono, e spero che ci siano, gli elementi di speranza e di riflessione che state mettendo in campo. Adesso vedo qui i fan importanti di Veronica Manfrotto che ci salutano. Quindi ecco, partirei proprio da Veronica, andiamo in senso orario. L'altra cosa, scusatemi, che volevo chiedervi, perché la posta a una persona che ci sta seguendo, quindi adesso andrà anche in sovrappressione il commento, è: si può sentire qualche idea a proposito dell'ultima legge 13 febbraio 2020, numero 15, che è la famosa legge sulla lettura, e quindi insomma ci interessa anche una vostra opinione, insomma, magari non di più e tre. Ma chi è interessato a approfondire l'argomento per noi è interessante sicuramente oggi perché, e lo dico visto che naturalmente con voi è la prima volta che ci vediamo, l'idea di questi incontri non è soltanto la riflessione e anche la sofferenza del parlare di questi mesi, ma anche mettere sul piatto, mettere sul tavolo qualche idea per il futuro e qualche ragionamento che vada anche oltre. Basta, mi taccio, Veronica. Grazie Ciao, grazie. intanto Giacomo per l'opportunità che ci dai di parlare del nostro mestiere, dei libri e della cultura. È stato un periodo difficile, molto difficile per tutti quanti, credo i colleghi. Abbiamo subito un arresto repentino, eravamo tutti molto confusi su che cosa avremmo potuto fare e non fare. Devo dire che la nostra libreria ha fatto una pausa completa. A parte gli ultimi giorni prima della riapertura, noi non eravamo organizzati per fare consegne, per fare invii via posta o via anche fisicamente per portare i libri porta a porta, per cui ci siamo trovati un po' così, abbiamo cercato di capire quanto sarebbe durata, cosa avremmo potuto fare, ci abbiamo riflettuto, dopodiché ci siamo organizzati proprio verso la fine del lockdown, del nostro lockdown delle librerie, proprio poco prima che si potesse riaprire. Quando abbiamo riaperto, devo dire che la cosa più bella è stata vedere la gioia dei clienti che tornavano in libreria, proprio vederli ritrovare i loro luoghi del cuore, vederli ritrovare, risentire il profumo dei libri, rivedere il libraio, chi li consiglia abitualmente. Proprio dava tanta soddisfazione, anche abbiamo fatto diverse telefonate per avvisare che magari c'erano dei libri arrivati, senti proprio respiravi la loro contentezza e anche la nostra, perché è la nostra vita la libreria, così come i nostri clienti. La grossa difficoltà che ci troviamo ad affrontare adesso, secondo me, e che non penso sarà semplice da risolvere, soprattutto per una libreria come la nostra, è la fisicità, che rappresenta il nostro mestiere e il nostro mestiere nella nostra libreria a Bassano, perché quello che ci ha fino adesso tenuti a galla e ci ha fatto resistere contro ogni tipo di difficoltà, dalla concorrenza online a tutte le difficoltà del mestiere, è stata la fisicità del luogo. La fisicità del luogo
come ambiente che poteva attirare le persone con una scusa per uscire da casa e ritrovarsi in un altro ambiente che potesse essere sentito come casa, quindi proprio l'incoraggiamento a lasciare le persone di vivere gli spazi, stare, fermarsi, toccare i libri, sfogliarli, leggerli anche se necessario, starli ore, per cui questo era il nostro punto di forza, diciamo. Oltre alla fisicità dell'ambiente c'è la fisicità delle persone che tuttora è quello di cui io personalmente sento anche il bisogno, cioè incontrare, fare due parole, salutarsi, mi piacerebbe anche abbracciare, dare due baci come eravamo abituati a fare. Quando arrivano le persone, diciamo, mamma mi ha resistito fino adesso, loro ci dicono no, aspettavo magari Vittorio, che voglio il suo consiglio, voglio che mi dica lui cosa devo prendere. È proprio il fatto di avere una persona davanti che ti conosce, con la quale puoi parlare, con la quale magari ti scambi un po' di opinioni, ed è la cosa che adesso manca, perché nonostante la nostra libreria sia grande, quindi non abbiamo per il momento dovuto mai fare delle code fuori per lasciare fuori la gente perché non c'era spazio all'interno, non possiamo fermarci più di tanto a consigliare, a fare le due chiacchiere a cui eravamo abituati. Per cui anche qui noi abbiamo fatto una riunione con le mie sorelle e tutti i dipendenti per dare una direttiva di massima delle nuove abitudini che dovremmo imparare, e questa di non potersi dedicare completamente al cliente è forse la più faticosa da prendere in considerazione. Si fa proprio fatica, è proprio quello su cui noi abbiamo sempre investito, il rapporto umano, la professionalità dei dipendenti, la preparazione e il rapporto umano, per cui ora più che mai è faticoso per noi gestire questo tipo di novità, senza pensare poi al fatto che se la cosa non dovesse risolversi in tempi brevi, non so come potremo affrontare il periodo natalizio con il giro di gente, l'affluenza, proprio gli assembramenti massicci che ci sono in quel periodo, sarà una bella sfida. Io spero che per allora sarà un capitolo chiuso, altrimenti ci troveremo in forte difficoltà, anche perché far stare fuori la gente d'inverno, col freddo, con la pioggia, non oso immaginare cosa potrà diventare. Queste sono le nostre due principali preoccupazioni: la fisicità dello spazio, che proprio è quello che la gente viene a cercare, e il rapporto umano. Penso che per quel che riguarda i commenti sulla legge, Alberto sia molto più preparato di me. Allora poi sentiremo Alberto su. Sì, sì, sì. No, altre riflessioni che avevo io erano anche legate a quello che è stato detto prima di noi dagli editori. Quando abbiamo chiuso, io dopo sono tornata in libreria qualche giorno dopo, magari per abbeverare le piante o per dare un giro, per vedere se era tutto in ordine. Vedere le ultime novità che erano arrivate nei carrelli pronte per essere messe in vendita, lì a pile, ferme, e sapere già che quando avremmo riaperto sarebbero stati dei titoli vecchi, era una tristezza immensa, perché certi autori che ci hanno messo l'anima e il cuore a creare il loro libro si sono visti bruciare proprio in un periodo sventurato, poveretti. Per cui anche dal punto di vista della proposta editoriale ci troveremo nei prossimi mesi ad avere meno novità, perché c'è già stato annunciato, penso anche agli altri colleghi, che le novità sono state tagliate nel numero di uscite e tagliate anche le tirature. Per cui anche lì starà molto al libraio di prepararsi e per scegliere fra quello che esce il consiglio più azzeccato, individuare su cosa puntare, comunque da una scrematura che è già stata fatta dall'editore e che, devo dire la verità, non è male avere meno uscite, insomma, da un punto di vista così dell'attenzione al libro. Grazie a Veronica, nel senso che ci ha dato due elementi: da un lato quello emotivo, ma dall'altro anche quello proprio della complicazione di gestire uno spazio con una libreria in questo momento, sia dal punto di vista, in questo caso, fisico, che insomma il tema dei libri e delle uscite bloccate è un tema enorme per le case editrici, è un tema, penso, complicato
per voi, come spiegavi adesso. Valentina Traverso, ciao intanto, oltre ad essere, diciamo così, libraia, ha anche l'onere e l'onore di essere presidente della categoria in Confcommercio dei librai a Vicenza, quindi ha anche lo sguardo dell'associazione di categoria. Valentina, le domande sono naturalmente le stesse, quindi insomma volevamo sentire una tua analisi appunto sia su quello che state vivendo ma anche su quello che vi aspettate per le settimane e i mesi sicuramente che abbiamo davanti. Allora, buonasera a tutti, ciao Giacomo, ciao Veronica, ciao Alberto. Io vi racconto un attimo l'esperienza fatta in questo periodo di lockdown, chiamiamolo così, perché io sono rimasta un po' ai box, ferma. Poi ho avuto bisogno di ritrovare il flusso, le relazioni con i miei clienti e mi sono reinventata. Abbiamo creato un e-commerce locale, siamo andati a consegnare i libri, abbiamo fatto consegne a domicilio, cioè ci siamo reinventati, abbiamo portato la libreria fuori dalle sue quattro mura, per dire così. La sensazione è stata di... Io avevo il telefono che era bollente, visto che avevo fatto il trasferimento di chiamata, per cui non vi dico a tutte le ore, sembrava che non esistesse più l'orario del negozio. A tutte le ore, anche la domenica... Scusa, uno finiva il libro alle 9 di sera, doveva leggere e quindi... Ma te l'assicuro, io ho dato... Ma non era solo rispondere e dirgli sì, ho il libro, glielo porto domani mattina. Era anche dare consigli. Abbiamo dato consigli non solo via Facebook, via qualsiasi altro social, ma io li davo anche per telefono. I regali fatti per Pasqua, i regali fatti ad un parente che viveva a Vicenza, che mentre loro vivevano a Roma, una signora di Favignana mi ha telefonato, abbiamo recapitato il regalo per suo padre. Ci siamo attivati. I colleghi, ti devo dire la verità, per quanto riguarda i colleghi di categoria, quelli più attenti e più veloci nel recepire l'ok delle riaperture per le cartolerie sono stati proprio i cartolibrai. Loro appena hanno avuto l'ok di riaprire, perché si è capito che i ragazzi avevano bisogno di quaderni, di penne, perché comunque didattica a distanza significa comunque che devi fare i compiti e aver bisogno della penna, loro si sono attivati immediatamente, hanno chiesto in Confcommercio, hanno chiesto a me quali erano le prassi per potersi muovere, ci siamo informati anche presso i vigili e tutti hanno fatto le consegne a domicilio, però tutti in piena assoluta sicurezza. Quindi ci si è voluti muovere. Poi quando abbiamo avuto l'ok d'apertura il 14 aprile, allora innanzitutto, non so se Veronica prima l'ha detto, il tutto ha comportato una pulizia, ovvero sanificazione degli spazi, che vi assicuro continua anche tutt'oggi, perché la facciamo ogni giorno seguendo le linee guida che ci sono date, per cui si è andati giù qualche giorno prima per poter far sì che alla riapertura fosse tutto pronto, fosse tutto in sicurezza, tutto pronto, ed è stata una festa. È stata una festa, te l'assicuro, la gente era fuori in coda, perché nei locali, tu conosci la nostra libreria, sai che è un tante stanzine, per cui io dovevo gestire e tutt'oggi devo gestire il flusso delle persone. Però, come ha detto Veronica, quello che manca ai clienti, ma manca soprattutto a una logorroica come me, è il contatto. Io doverti in qualche modo entri e ti devo mettere lì tra i libri consigliati e guardarti, come dire, muoviti, che devo far entrare un'altra persona, è una cosa che ogni volta mi tristisce, tanto che ormai io prendo anche appuntamenti fuori orario per poter stare a coccolare con alcuni clienti. Fai anche questo, cosa vuoi che ti dica? Si fa anche questo, non puoi certo dirgli no, mi dispiace, oggi le posso far vedere due libri e basta. Basta, dopo devi uscire, certo.
Assolutamente. Il fatto che gli editori abbiano ridotto il numero di novità è importante, starà a noi e quindi, come diceva Veronica, sarà il nostro un lavoro molto più attento e quindi qui dobbiamo avere un aiuto molto più di prima da parte delle case editrici, da parte degli agenti, di individuare quali sono i libri su cui poi si potrà puntare. Io mi permetto però una critica, l'ho mossa anche a un editore e non è solo l'unico, ma uno in particolare. L'uscita di un certo autore, se vuoi di qualche altro autore, in questi giorni poteva essere una spinta in più per entrare in libreria, soprattutto per un certo tipo di lettori. Invece i nomi importanti, da Camilleri ad altri, tanto per fare un nome, verranno tutti spostati forse in autunno, perché non sappiamo, non sa nessuno cosa succederà da settembre in poi. Altro argomento spinoso che riguarda più noi e Alberto che non la Veronica, perché Palazzo Roberti non fa la scolastica, sarà a settembre come verrà gestita la scolastica, e questo sarà un grande punto di domanda. Sì, davvero. Sì. Ma e c'è qualche idea su questo prima di passare la parola a Alberto? Cioè c'è qualche... Allora, l'idea, parlandosi tra colleghi, io in questi giorni avrò un appuntamento in comune, perché non è tanto il gestire se rimarrà il discorso del distanziamento, il gestire il flusso dei genitori di studenti delle scuole secondarie. Il problema è la scuola primaria. Alcuni colleghi stanno pensando a consegna di libro su appuntamento, addirittura si prende appuntamento con il cliente quando lo si avvisa quando è arrivata la lista completa, oppure altri vogliono implementare il discorso delle consegne a domicilio, sempre per quanto riguarda la primaria, laddove c'è alla base una cedola libraria per cui non c'è il pagamento dei libri, il pagamento viene fatto dal comune. Questa è qualche idea, poi non ti so dire, dipenderà dalle, sai, ognuno di noi ha dei negozi che hanno metrature e soprattutto hanno locali disposti nelle maniere più strane. Abbiamo colleghi che hanno delle librerie che sono dei lunghi corridoi, per cui con un unico via d'accesso, quindi di entrata ed uscita. E si vedrà. Comunque la scontistica per quanto riguarda la legge non ha toccato la scolastica, questo ve lo dico, ha riguardato solo la varia. Valentina, grazie. Alberto, ti tocca quest'ultima domanda oltre a quelle precedenti. L'innalzamento dei prezzi di copertina e ridimensionamento del potere della scontistica, a quanto pare strumento di lotta contro l'e-commerce, non rischiano di allontanare nuovi e o giovani lettori? Danilo. Ma insomma, questa e poi insomma anche il resto dei temi che abbiamo sollevato prima. Buongiorno, ciao a tutti, ciao care colleghe. Ciao. No, io vorrei fare la parte del pragmatico che traduce in soldoni le bellissime narrazioni di Veronica e Valentina. Traducendo in soldoni la narrazione che faccio anche mia, cioè del fatto che la libreria è il luogo delle relazioni e che toglierci le relazioni o diminuirci le relazioni è come tarparci le ali, ma purtroppo questo si traduce brutalmente in calo di fatturato. Questo è un dato di fatto, l'ha spiegato molto bene Valentina, quando immagino la sua sapienza verbigeratrice, invece di vendere un libro a un cliente, normalmente ne vende tre, ci succede spesso, vero Veronica, Valentina, che il cliente entra per un libro e esce con tre libri, perché si intavola un discorso, hai letto il precedente, hai letto una cosa simile e così via. Con queste relazioni ridotte all'osso e ridotte a una consumazione veloce del rapporto, è chiaro che questo si traduce, oltre al fatto che riscontro che comunque c'è ancora tanto disorientamento nella gente, così c'è un'area un po' da disorientamento, a parte l'happy hour c'è comunque ancora disorientamento, e si traduce alla fine della fiera, alla fine delle nostre giornate, in un calo sensibile del fatturato. E questo è il problema che
ci accompagna dal lockdown in avanti, quando abbiamo dovuto chiudere brutalmente, e ci accompagnerà nei prossimi mesi. Mi unisco alla speranza di Veronica che ora di Natale riusciamo a tornare alla normalità, perché altrimenti sarebbe un suicidio collettivo. Per quanto riguarda le tematiche dei prezzi, vorrei dare una rassicurazione al nostro amico ascoltatore o visualizzatore di questa bellissima diretta. Spettatore che va sempre bene. Com'è che teatro, le spettatore. E cioè che la questione del prezzo del libro e la questione dello sconto, che fatalità, ironia della sorte, dopo che questa legge noi librai l'abbiamo cercata per decenni, è entrata in vigore quando eravamo completamente chiusi, cioè è entrata in vigore la famosa legge appunto del 15 febbraio, è entrata in vigore il 25 marzo, quando noi eravamo ironicamente appunto chiusi. Ed è ovvio che c'è un ulteriore elemento di disorientamento nei clienti quando gli spieghi che lo sconto massimo che possiamo fare è quello del 5%. Ecco, noi crediamo, al di là delle questioni legate all'online, ad Amazon, eccetera, eccetera, che chiaramente non in un periodo come questo, dove ci sono tanti altri problemi, ma con il tempo il nostro pubblico ci capirà su questo fronte. Noi non crediamo che i prezzi dei libri aumenteranno, perché siamo convinti che i prezzi del libro erano aumentati precedentemente ad arte per poterli poi vendere di fatto di default con il 15% di sconto. Quindi gli editori stanno subendo in questo momento, come noi, ma loro in prima battuta, quella che potrebbe essere detta la decrescita, non so quanto felice, ma comunque una decrescita del sistema editoriale. Decrescita appunto in numero di titoli che verranno pubblicati alla fine dell'anno e decrescita probabilmente anche dal punto di vista dell'impatto che potrà avere il minor sconto che noi faremo al pubblico. Ma congiuntamente a questo aspetto, noi come associazione, Valentina, con la Valentina siamo stati tutta la mattina in un'altra conversazione, cioè col Consiglio Nazionale dell'Associazione dei Librai, noi crediamo che col tempo convinceremo i nostri lettori che la metterci tutti nelle condizioni di lavorare in un modo simile, cioè di non superare determinati sconti, creerà dei meccanismi virtuosi e consentirà alle librerie, a tutte le librerie, di poter stare sul mercato, perché questo è stato ed è il problema di questi anni. Beppe Cantele prima ha toccato con mano, perché come pure nel mondo editoriale sugli editori cosiddetti viventi, la stragrande maggioranza è fatta di editori che fatturano meno di 500 o 500 mila euro all'anno, così in realtà vale anche per tantissime realtà librarie. E queste realtà librarie non potevano stare sul mercato, non potevano reggere un meccanismo di scontistica come quella che c'era prima di questa legge. Quindi noi crediamo che il recupero del negozio cosiddetto di vicinato, dopo che saremo usciti da questa situazione, potrà mettere in moto meccanismi virtuosi, perché essendo il nostro forte appunto la relazione, essendo il nostro fatto di ragionare con i nostri clienti e in alcune realtà conoscere uno ad uno questi nostri clienti, il successo di Valentina della consegna a domicilio è la controprova di questo. Valentina li conosce per nome e cognome probabilmente tutti i suoi clienti, e questo unitamente a un mercato più equilibrato consentirà al negozio di vicinato, alla libreria di quartiere, alla libreria anche del centro storico, ma comunque non di grandi dimensioni, di poter guardare al futuro un po' meno in maniera drammatica di quanto sia adesso. Come, tornando a quanto dicevo all'inizio, effettivamente la situazione a mio avviso non è rosea. Anche noi quando abbiamo chiuso e abbiamo riaperto a metà aprile. Devo tuttavia dire che facendo parte noi adesso a tutti gli effetti di un gruppo di 50 librerie che si chiama Libraccio, avevamo un cliente
che tutti i giorni ci ordinava libri, perché voi sapete che le librerie del gruppo Libraccio sono coinvolte nel meccanismo di fornitura dei libri usati, per cui il sito libraccio.it ogni giorno ci sveglia alle 7 della mattina con una lista di ordine che durante il periodo del lockdown veniva preparata e poi spedita al Corriere. Quindi effettivamente noi abbiamo avuto questa goccia continua che non ci ha certo risolto i problemi, ma che comunque ci ha fatto mantenere un po' il legame con la vita della libreria. Tutte le altre cose le hanno già dette molto bene le colleghe. Aggiungo anche un aspetto che immagino che stia molto a cuore anche a Veronica, anzi ancora più a cuore a Veronica che a me, perché ha da un po' di anni realizzato questa meraviglia che è il Festival Resistere. E un altro grosso problema, oltre al tema delle relazioni, è il fatto che noi facciamo una gran fatica a fare, cioè in questo momento non possiamo proprio fare le presentazioni nei nostri punti vendita. Ci possiamo inventare tutte le dirette di questo mondo, come questa che stiamo facendo, e molte che fanno tanti nostri colleghi, le faremo anche noi come libreria, ma non è la stessa cosa per gli stessi discorsi che ci siamo fatti fino ad adesso, insomma. Non è la stessa cosa neanche fare questo tipo di dibattiti live o farli pubblicamente, però in questi mesi sono stato, per quanto compete a questo aspetto, contento di farli, perché sono stati un'occasione per approfondire tanti aspetti. Non sarebbe stato così facile farlo in presenza, e quindi sono convinto però che per una presentazione di un libro farlo in un luogo come la libreria abbia un valore completamente diverso. Per cui l'auspicio mio, ma penso anche un po' di tanti che ci stanno ascoltando stasera, è quello di poter, prima possibile, poter venire a sentire una presentazione nelle vostre librerie. Per cui intanto io vi ringrazio tanto della disponibilità e della presenza di questa sera, e vi faccio anche a voi, come ho fatto gli altri, perché la filiera del libro, diciamo, ma possono esserci interessi diversi su alcuni punti, ma devo dire che tutti insieme state, e quindi vi faccio un grande in bocca al lupo per i mesi che avete davanti. Buon lavoro davvero, e grazie ancora di essere con noi questa sera. Grazie. Buon lavoro, grazie Alberto, grazie Valentina. Ciao. Grazie mille. Ciao. Allora, abbiamo l'ultima parte di questa diretta, in cui avremo con noi tre ospiti importanti, perché avremo Marco Guzzonato, che è, oltre che sindaco di Marano, consigliere provinciale, ha anche altre deleghe, ma in questo caso alla cultura, quindi anche alla rete bibliotecaria del Vicentino. Abbiamo Marta Penzo, che è la direttrice della biblioteca civica Villa Valle di Valdagno, e ci raggiunge tra poco Antonella Agnoli, che è consulente bibliotecaria e ha fatto 1000 attività nel mondo le biblioteche. Eccoli qua, vedo Marta e vedo Marco. Ciao Marta, ciao Marco. Ciao. Buonasera, ciao. Buonasera. Forse avete sentito almeno la coda di chi vi ha preceduto, o insomma magari anche una parte precedente. Ci siamo dedicati a un'analisi, ma ce lo siamo detti, ci siamo parlati per invitarvi stasera, a tutto il mondo del libro, per cui alla filiera che va dagli editori, appunto, alle librerie, alle biblioteche, per capire da un lato l'impatto sicuramente di questi mesi, ma anche le prospettive, cioè nei prossimi mesi che cosa ci aspettiamo, cosa vi aspettate, quali sono le prospettive. Vicenza ha una rete bibliotecaria importante, adesso potrei fare una gaffe clamorosa, io mi ricordavo che erano 55 le biblioteche, no? Diciamo che ci fai far bella figura maggiormente, nel senso che la rete bibliotecaria vicentina raccoglie in realtà più di 100 biblioteche per una novantina circa, poco più di 90 comuni. Quindi la rete ormai copre sostanzialmente tutto il territorio provinciale, e con più di 100 biblioteche. Beh, è meraviglioso, perché io ero rimasto, mi pare, con la biblioteca di Trissino, ho un ricordo che fossimo arrivati a 55, quindi vuol dire che veramente la rete si estende e che sta crescendo, ed è una delle bellissime cose del nostro territorio. Per cui, sì, e qui spiego anche un ulteriore aspetto, al di là della presenza di persone come Marte, in questo caso, che seguono una biblioteca in particolare, cioè quella di Valdagno, che è una realtà importantissima e veramente bella, e poi magari Marta
ci dirai una parola anche su questo, perché chi magari non è valdagnese la conosce meno direttamente. Mi interessava la presenza di Marco, perché come consigliere provinciale con delega alla cultura e quindi alla bibliotecaria ha uno sguardo d'insieme sulla provincia e su questa rete che è molto importante. Io partirei proprio da qui, se dite, e cioè qual è stato sicuramente l'impatto in questi mesi, cioè che cosa ha comportato per l'attività delle biblioteche, ma anche come vedete nei prossimi mesi la gestione, perché ovviamente abbiamo letto di tutto, dai libri in quarantena fino ovviamente alla difficoltà delle sale studio. Io appartengo a quelli che all'università ovviamente studiavo in biblioteca, e perché a casa era difficile, c'erano i miei fratelli che facevano rumore, quindi era il caso di andare a studiare in un altro posto, e quindi ci sono anche appunto spazi di socialità straordinari nelle biblioteche che saranno difficili da gestire in questi mesi. Quindi ecco, ci interessa ascoltare da voi questo, oltre a un ulteriore punto, questo ancora di più forse da Marco, visto che è amministratore, visto che ha un incarico istituzionale pubblico. Biblioteche vivono da tanti anni una difficoltà sia, diciamo così, sul fronte dell'acquisto dei libri che sul fatto delle attività. Io vengo da Vicenza, e a Vicenza la Bertogliana ha insomma difficoltà storiche da tanti anni legate ai fondi e al fatto di essere da tanto tempo sottofinanziata. E quindi se questo momento sta portando anche a un ripensamento, a un ragionamento su tanti fronti. Mi taccio, darei la parola prima a Marco, ma più per fare un inquadramento generale, e poi invece chiederei di parlare a Marta. Marco. Allora, grazie Giacomo. Allora, volentieri ne parlo, perché ci sono tanti bei motivi per parlare della nostra rete delle biblioteche vicentine, ma è anche importante parlare di biblioteche, continuare a parlare di biblioteche nel ripensare e ripensarci in ordine ai cambiamenti, al nuovo tipo di vita che dovremmo necessariamente mettere a punto rispetto alla situazione che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo. Le biblioteche in questi mesi sono rimaste chiuse, ma non erano inattive. Abbiamo chiaramente dovuto far fronte alla situazione e non erogare i nostri servizi, ma nel frattempo abbiamo lavorato tutti, a tutti i livelli, per sostanzialmente ripensare a come le biblioteche possano continuare ad essere quello che erano prima, cioè dei punti di riferimento dal punto di vista culturale, dei punti di socialità importantissimi e insostituibili, con delle modalità nuove. Le biblioteche non sono soltanto il luogo che eroga il mero servizio di prestito di un documento, anche se già questa cosa qua è importante, fondamentale, la missione fondamentale delle biblioteche è la diffusione dell'informazione, della cultura attraverso i documenti, ma le biblioteche lo sono, sono anche dei luoghi di socialità. Ecco, quindi vederle chiuse era anche una sofferenza per noi, perché sappiamo quanto all'interno delle strutture delle nostre biblioteche si incrocino tipologie di utenze diverse, che non vengono in biblioteca solo per appunto il prestito del libro, ma vengono per studiare, per consultare la rete, consultare internet, per vedere i giornali e le riviste, per lavorare. Quindi c'è uno spaccato di vita interessantissimo ed importante. Io le paragono molto spesso a delle piazze per la diversità, per il fatto che all'interno delle biblioteche circoli veramente tantissima della nostra cittadinanza. La biblioteca è un luogo di inclusione, è un luogo aperto a tutti. Allora, come riuscire ad essere tutto questo che ho cercato di sintetizzare, anche rispettando tutte le norme che ci sono e ci saranno dal punto di vista del comportamento sociale? Ecco, questo abbiamo pensato. Per fare un esempio, la nostra rete delle biblioteche ha all'interno della sua convenzione, che tutti i comuni hanno sottoscritto, c'è un accordo perché i comuni continuino ad investire nell'acquisto libri. Voi oggi avete parlato tanto di libri, del mercato di libri. Beh, le biblioteche, una rete come Vicenza, contribuisce in maniera consistente in questa voce, perché i comuni devono continuare a tenere aggiornato il catalogo, a inserire nuovi documenti all'interno della grande biblioteca che è questa rete provinciale.
abbiamo iniziato a ragionare con i comuni di dirottare parte degli investimenti nell'ebook, perché è ovvio che dobbiamo continuare a fornire il cartaceo, il libro fisico, perché è appunto fondamentale, ma dobbiamo anche iniziare a rivolgerci forse ad un pubblico che già c'era in parte, ma che è una nuova utenza nascente delle nostre biblioteche, ed è un'occasione grandissima per la nostra rete di rivolgerci a cittadini utenti nuovi che magari non si erano mai prima posti il problema dell'ebook e potrebbero iniziare ad essere interessati a questo. Stiamo vicini alla comunità cercando di, siamo stati vicini in questi mesi, in queste settimane, ad esempio Marta Valdagno ha fatto tante di queste esperienze con dei racconti e delle narrazioni fatte attraverso il web, attraverso le piattaforme, per cui in sostanza le biblioteche sono un elemento talmente forte, insostituibile della struttura delle nostre comunità, che è fondamentale ragionare tutti insieme come amministratori locali, persone che ci lavorano dentro, quindi i nostri bibliotecari, per riuscire ad interpretare ancora e con la stessa forza ed efficacia il ruolo di grandi punti di riferimento, non solo culturali ma anche sociali. Faccio un esempio perché come rete delle biblioteche noi guardiamo spesso all'esterno, guardiamo fuori per capire che cosa fanno magari nelle biblioteche del nord Europa o di là dell'oceano. Le biblioteche addirittura nel nord Europa hanno al proprio interno alcuni dei servizi che i rispettivi servizi sociali dei comuni erogano, cioè la biblioteca è anche il punto attraverso il quale intercettare alcune tipologie di fragilità sociale. E questo ci dimostra ancora di più che le nostre strutture bibliotecarie sono luoghi di pubblica lettura, luoghi di informazione, ma sono fondamentalmente, ed è altrettanto importante questa loro vocazione, luoghi di socialità, di intreccio di relazioni tra i cittadini. E per gli amministratori è un'occasione unica quella di pensare alle proprie biblioteche come possibilità per un dialogo effettivo con tanti cittadini delle proprie comunità. Grazie a Marco. Marta, anche alla luce del ragionamento che ha messo in campo Marco Guzzonato, ma alla luce dell'esperienza che state facendo a Valdagno, da un lato appunto raccontaci un po' che cosa avete fatto in queste settimane, in questi ormai mesi, ma anche quali sono le prospettive secondo te, cioè qual è il modo in cui, diciamo così, questa nuova fase va gestita. Ecco, ti ha raggiunto anche Antonella Agnoli. Ciao Antonella, ci senti? Sì, benissimo, e voi? Sì. E allora Marta, dicevo, sì. A te la parola. Sì, grazie, buonasera a tutti, ciao Antonella. Noi a Valdagno abbiamo reagito abbastanza velocemente, diciamo, alla situazione, nel senso che dopo un primo periodo in cui, come la maggior parte di bibliotecari e di dipendenti pubblici, ma anche privati, abbiamo dovuto forzatamente fare delle ferie arretrate del 2019, detto che anche nel periodo di ferie comunque abbiamo lavorato da casa, ci siamo confrontate per capire cosa potevamo fare dopo, subito dopo per un periodo abbiamo potuto andare in biblioteca a turni e poi abbiamo iniziato lo smart working da casa. Innanzitutto non abbiamo mai smesso di rispondere al telefono, questa è una cosa che secondo me è stata importantissima, non abbiamo mai più neanche fatto partire la segreteria telefonica, perché non si poteva, o fai la deviazione di chiamata o fai partire la segreteria telefonica, e non potendo andare in sede abbiamo fatto questa scelta. Quindi anche noi, come prima raccontava la libraia, anch'io personalmente ho girato il centralino della biblioteca sul mio cellulare, quindi ho risposto al telefono in qualsiasi momento, in qualsiasi ora. A Pasquetta ho discusso mezz'ora con un signore che ha chiamato perché, sapendo che in Biblioteca Valdagno c'è la biblioteca dei semi, quindi noi prestiamo i semi che conserviamo in biblioteca, li prestiamo, poi le persone li piantano,
e poi ci riportano i semi quando la piantina è nata e li hanno ricavati nuovamente dalla pianta. Questo signore era preoccupato perché aveva un campo dove doveva seminare le patate e il campo era lontano da casa sua, era ancora il momento in cui non si poteva uscire, e ci ha chiamato perché voi che siete biblioteca dei semi, cosa mi consigliate di fare? Ecco, quindi diciamo che l'aver mantenuto il contatto telefonico con gli utenti, secondo me, è stata una cosa molto importante. È ovvio che poi quando si ha la possibilità di chiamare le persone non guardano più agli orari di apertura, festa, non festa, eccetera, ma non ha importanza. Io ho risposto molto volentieri alle persone, anche perché nonostante noi a Valdagno abbiamo iniziato subito a cercare di sfruttare al massimo tutti i canali web che ci dà a disposizione la rete per comunicare con le persone, quindi pagina Facebook, pagina Instagram, sito, catalogo online, newsletter comunale, servizio WhatsApp del comune, però tante persone ancora restano fuori da tutti questi canali di comunicazione, quindi il telefono è stato uno strumento importantissimo. E anche adesso che comunque abbiamo riaperto il 19 maggio con le persone che possono entrare, avevamo riaperto già prima il 6 maggio come take away praticamente, prestito e restituzione sulla porta, stiamo contattando gli utenti, abbiamo scelto sopra i 65 anni, utenti attivi, quindi che hanno fatto un movimento in biblioteca, sono venuti almeno una volta negli ultimi 12 mesi, stiamo telefonando ognuno di loro, quelli che ancora non abbiamo visto sostanzialmente, per chiedere come stanno e per dire, sapete vero che abbiamo riaperto? Perché il digital divide di cui hai parlato Giacomo in qualche puntata fa si è fatto sentire in questi 2 mesi. Il nostro crucio più grande è stato che tutto il lavoro che noi abbiamo fatto appunto per essere presenti sui social e così via non è arrivato a tutte le persone che noi speravamo di contattare. Ci sono tantissime persone che ancora utilizzano solo il telefono, che può essere anche uno smartphone, ma utilizzano le cose essenziali dello smartphone, per cui noi abbiamo pubblicato tramite WhatsApp del comune le istruzioni semplici, almeno per riuscire a fare una videochiamata, per riuscire a entrare nella nostra pagina Facebook, però sappiamo che molte persone non ci sono riuscite, ma non per forza anziani, perché abbiamo un po' questa idea che tanto i giovani o comunque le persone adulte ormai sanno fare tutto. Ecco, quello che noi vediamo come bibliotecari, lo vediamo tutti i giorni, è che in realtà non è così. Tante persone, anche adulte, non sanno usare gli strumenti tecnologici, sanno usare il telefono per quello che solitamente a loro serve. Tutto il resto, se a loro non serve, se a loro non interessa, non lo utilizzano. Anche Facebook, che sembra una cosa semplicissima, in realtà non è così semplice, perché se tu accendi solo per scrivere tu un messaggino, ma se tu vuoi trovare qualcosa che ti interessa su Facebook, se tu adesso questa sera avessi voluto connetterti con questa diretta, siamo sicuri che tutti avrebbero saputo come fare? No, non lo avrebbero saputo. Quindi quello che noi vorremmo riuscire a fare adesso, anche per il futuro, è riuscire, se dovesse succedere un'altra situazione come questa, a raggiungere tante persone in più. Lo abbiamo sempre fatto perché è da anni, per esempio, che d'estate con i ragazzi dell'ITIS Informatica di Valdagno, da giugno a settembre, i ragazzi vengono in biblioteca 4 mezze giornate a settimana e sono a disposizione di chiunque per insegnare a usare il telefonino, addirittura il telecomando della televisione hanno insegnato a usare. Un giorno è venuto un signore con la stampante e ha detto: adesso tu mi devi dire come devo collegare la stampante al mio portatile, perché io da solo non ci riesco. Quindi sono anni che facciamo questo servizio, però evidentemente non è ancora sufficiente. Quindi ecco, siamo stati presenti sui social, nonostante non abbiamo raggiunto tutti, abbiamo inaugurato delle nuove rubriche nel nostro piano editoriale, che pure già c'era, l'abbiamo stravolto, abbiamo aggiunto appuntamenti, quindi 2 appuntamenti giornalieri per 2 mesi consecutivi di rubriche diversificate, quindi per esempio i classici open, quindi le bibliotecarie hanno presentato dei classici della letteratura, ma solo quelli che erano disponibili, che sono disponibili nella piattaforma della biblioteca digitale, che è a disposizione gratuita
tutti gli utenti delle biblioteche vicentine, in modo tale che non ci fosse neanche il problema di dover prendere in prestito un libro che era già in prestito e che quindi non potevi avere. I classici open, i libri open non vengono presi in prestito, vengono scaricati, proprio scaricati sul device della persona. E quindi abbiamo scelto di presentare quelli. Abbiamo fatto le letture per bambini, che fra l'altro in provincia di Vicenza si sono subito identificati con un nome uguale per tutti, letture da lontano, e questo hashtag è stato ripreso da molte biblioteche italiane, quindi con l'hashtag letture da lontano, per il periodo in cui ci è stato concesso dalla SIAE di leggere ad alta voce dei racconti, questo periodo è finito, quindi abbiamo dovuto cancellare tutto ciò che avevamo fatto sui social, però per il periodo che abbiamo potuto farlo, in tutta Italia è stato ripreso questo hashtag di letture da lontano. Adesso per il maggio dei libri stiamo facendo parecchie iniziative, per esempio come un libro aperto, sempre una rubrica su Facebook che prevede l'intervista a persone note del comune della città di Valdagno, in cui chiediamo qual è il loro rapporto con il libro, quindi il primo libro che hanno letto, cosa pensano quando pensano a una biblioteca, eccetera, eccetera. E abbiamo scelto di intervistare non studiosi, professori, intellettuali, ma persone conosciute per altri motivi. Quindi la campionessa di triathlon, la ballerina, il barista conosciuto in città, il nonno vigile che fa attraversare i bambini la mattina e che tutti conoscono, la direttrice del museo, un responsabile dell'Informa Giovani, quindi persone conosciute nelle diverse fasce d'età dei nostri cittadini che raccontano cosa è per loro il libro, cos'è per loro la biblioteca. Ecco, abbiamo scelto nelle rubriche che abbiamo fatto, quindi i classici open, le letture per bambini, di essere noi bibliotecarie a metterci in gioco, a metterci la faccia. È ovvio che non abbiamo la professionalità, la bravura dei lettori professionisti, che stimiamo tantissimo e che chiaramente abbiamo voglia di continuare a far lavorare, e quindi li chiameremo sicuramente ancora. Già per il maggio dei libri con la rete comunque è stato fatto un passo di questo tipo, ci sono delle programmazioni in questo senso, ma abbiamo scelto col nostro assessore di essere noi a fare queste letture perché le abbiamo intese non solo come un servizio, quindi l'offerta, un regalo di una lettura, ma come modo di stare vicino ai nostri utenti. Come librai, anche noi siamo affezionati ai nostri utenti e interagiamo con loro, ma non solo, sono gli utenti anche che interagiscono fra di loro. È questo anche che ha la biblioteca in più. E quello che noi cerchiamo di fare è quello di far vivere la biblioteca come un luogo di scambio di saperi. Il sapere può essere scritto su un libro, può essere in un film, può essere in un disco, in un CD che prestiamo, però è anche e soprattutto nelle persone. E quindi, per esempio, la signora che viene sempre a prendere in prestito libri sul giardinaggio, sui fiori, e che abbiamo scoperto che fa delle foto bellissime dei suoi fiori e delle composizioni di fiori selvatici molto belle, l'abbiamo chiamata adesso per la riapertura per chiederle se ci faceva la cortesia di farci qualche composizione di fiori selvatici per accogliere le persone. Lei è stata felicissima di venire perché si è sentita valorizzata per quello che fa. E l'ha fatto volentieri, l'ha fatto gratuitamente e noi abbiamo potuto accogliere le persone così. I nostri semi che sono nel nostro schedario e che dovevano essere piantati in primavera, quindi marzo, aprile, purtroppo sono rimasti lì. Per non perdere la fioritura, il gruppo di supporto della biblioteca che segue la biblioteca dei semi e noi stessi bibliotecari ci siamo portati a casa i semi, li abbiamo piantati e su Facebook pubblichiamo continuamente le foto di ciò che sta crescendo. Abbiamo regalato ai nostri utenti, adesso che abbiamo riaperto, una bustina di semi con una filastrocca scritta da noi, in cui diamo il benvenuto e diciamo, va, per dare il senso della ripartenza, della rinascita, seminate questo seme, fateci una foto vicino a un libro, mandatecela che noi la pubblichiamo sui social. Cioè, quello che voglio dire è che quello che tentiamo di fare noi come biblioteca è quello di creare relazioni e scambi di sapere tra le persone, attraverso diversi mezzi. Quella della Biblioteca dei Semi è sicuramente un progetto culturale che mira a far conoscere, a far apprezzare, amare la terra, a farla rispettare, ma è anche un modo per attirare in biblioteca persone che magari non ci sarebbero venute perché
sono interessate all'orto, ai frutti, agli alberi da frutto, ai fiori, e magari non pensavano che in biblioteca si potesse parlare anche di queste cose, o prendere in prestito libri che parlano di queste cose, o organizzare, come facciamo noi a marzo, lo scambio delle marce, quindi dei pezzettini di rametti, insomma, dei rametti che poi possono essere incalmati, innestati per dar vita a nuovi rametti. E invece lo facciamo. Ecco, quello che ci manca di più adesso è questo, perché le persone vengono in biblioteca, non hanno iniziato a venire con il ritmo di prima, la ripresa è lenta, possiamo accoglierle solo per prestare i libri sostanzialmente, e pochissimo anche noi possiamo chiacchierare e fermarci, perché c'è un numero massimo di persone che può entrare, quindi devono uscire prima di farne entrare altre. Quello che ci manca di più è questo, la biblioteca così, solo come prestito di libri, DVD, CD e riviste, che già, per carità, è tanto, ma non è la biblioteca, questo non è una biblioteca. Non poter offrire il servizio di navigazione internet, non poter parlare con le persone, non poter fare i laboratori, non poter fare i corsi. La biblioteca non è più lei. Noi speriamo tanto, siccome siamo fortunati che abbiamo un giardino, a breve di poter utilizzare almeno gli spazi esterni, e quindi abbiamo chiesto all'ITIS che i ragazzi vengano lo stesso, quelli dell'informatica, a fare assistenza per l'uso delle nuove tecnologie all'aperto. Non abbiamo annullato i nostri concerti, che chiediamo ai ragazzi che non si sono mai esibiti dal vivo, ragazzi giovani, di fare nel nostro giardino, ma speriamo di poterli fare, e se no li faremo in streaming, però per intanto non li abbiamo annullati. Speriamo, ecco, appunto, di poter sfruttare gli spazi esterni il più possibile per rimettere in moto un po' tutte le cose che siamo abituati a fare. E comunque adesso ancora sui social continuiamo a spingere. Per forza, sì. Grazie davvero a Marta, perché ha tratteggiato un quadro di una biblioteca di comunità come spazio sociale, che è veramente uno degli aspetti a cui tenevamo di più stasera, che tenevamo che emergesse, quindi è veramente importante secondo me, ed è una testimonianza molto bella. Aggiungo un po' su una cosa che ha detto Marta prima, che è questa: il tema del digital divide è stato ampiamente sottovalutato fino al giorno in cui ci siamo ritrovati nel mezzo di questa pandemia. La dico così, la comunità di Sant'Egidio ha fatto un'analisi sui bambini della città di Roma, il 61% di Roma è non di Caltanissetta e neanche di un paesino in cima alle Alpi, il 61% dei bambini non è riuscito a partecipare per esempio alle lezioni, e soltanto l'11% è riuscito a partecipare a tutte le lezioni. Questa cosa qui, detta così, ci dà in tutta la sua grandezza la dimensione di questo problema. Uno, due, quello che diceva Marta prima è verissimo. Una delle attività principali nei giorni precedenti alla diretta è spiegare alle persone che mi scrivono: mi posso connettere anche se non ho Facebook, ma come la trovo, ma dove la trovo? C'è gente che scrive anche durante la diretta, per cui io a un certo punto gli rispondo dopo, guarda, per la prossima, per fare. Quindi è proprio vero, cioè questo tema di che non tutti sappiamo fare tutto, nel senso che ciascuno di noi ha alcuni aspetti della vita che ha coltivati più, altri meno, è centrale, e noi spesso lo diamo per scontati. Scontato. Basta, basta parlare io. Ringrazio tantissimo Antonella Agnoli che ci ha dato la disponibilità stasera, che era di corsa, perché poveretta aveva un'altra iniziativa web subito prima, per cui ha fatto un salto carpiato per collegarsi. Gli ho chiesto se poteva per favore lo stesso esserci, quindi grazie Antonella. Insomma, è molto te che è conosciutissima, per chi ci segue magari è meno dentro a questo mondo. È una delle figure, direi, più conosciute in Italia sul tema biblioteche, perché ha fondato, credo, adesso farò una gaffa, ma la biblioteca di Spinea, ha lavorato per il comune di Pesaro, ma per tantissimi comuni italiani nel ripensare, cambiare, inventare biblioteche in ogni modo e in ogni forma. E quindi a lei chiediamo davvero anche come cambieranno le biblioteche di fronte a questa novità, a questa pandemia, a una situazione diversa di socialità, nel senso che abbiamo sentito sia da Marta
che da Marco, ma anche devo dire alcuni temi sono comuni alle librerie o, qualsiasi, o comunque a qualsiasi spazio fisico, no? Cioè in cui si deve stare con le persone. Quindi dal suo osservatorio, un osservatorio vasto, vario e variegato, che cosa vede? E che cosa vede nei prossimi mesi e nei prossimi anni? E grazie ancora. Io veramente ringrazio voi. Marta, sei una fucina, mi dispiace non aver sentito Marco. Magari se mi potete dire un po' brevemente che cosa ha detto, mi piacerebbe. Mi dispiace. Subito, vai. Antonella, siccome ti sentiamo un po' poco, perché è un po' basso, Marco, sì. Se vuoi lo dico io, se vuoi, se vuoi fare una battuta. Antonella, intanto come hai visto qua nel mio ufficio, c'è sindaco, parliamo di biblioteche. E, no, ma lo hai convinto il tuo sindaco? Io faccio fatica a convincermi, ma poi riesco, è tutto un dibattito interiore. No, stavamo parlando della centralità nel funzionamento delle nostre comunità, della centralità di quel presidio di cultura e di socialità che è la biblioteca. Allora, aggiungo solo una cosa velocissima, avevo parlato di questo fondamentalmente. La nostra rete delle biblioteche, quella provinciale, nel 2019, attraverso le nostre biblioteche, abbiamo creato attività culturali che circa per difetto sono 2500. Nella provincia di Vicenza, le biblioteche nostre nel 2019, circa 2500, un po' di più. Attività culturali. Questo significa quanto le biblioteche siano agganciate alla vita delle nostre comunità. Ecco, la nostra sfida, quella che stiamo cercando, su cui stiamo ragionando, insomma, tutti insieme, è come continuare a fare questa cosa con le nuove modalità con cui dovremo necessariamente misurarci, perché le biblioteche devono assolutamente continuare a fare questa cosa e le amministrazioni locali organizzate come per noi in una rete e via via i vari livelli di governo dei territori devono ricordarsi molto bene di quanto sono importanti le biblioteche nel funzionamento e nel perseguimento della felicità delle nostre comunità. Ecco, questo era il succo del discorso. Grazie. Io devo dire che sono felice di essere stata catapultata in questo nuovo... perché vengo da un mondo, quell'altro era veramente molto diverso, perché ero con Giulio Blasi e quindi... Antonella, puoi alzare leggermente l'obiettivo, perché ti vediamo a metà, cioè ti vediamo in quadro, perfetto. Dove si è parlato soprattutto di digitale, voi sapete invece quanto io sono sempre stata appassionata alla biblioteca sociale. E poi penso che tutta la cultura senza l'aspetto sociale non funziona, perché appunto andiamo ripetendo un po' tutti che vedere uno spettacolo teatrale alla televisione non è la stessa cosa che andare in un teatro e emozionarci insieme, no? Condividere appunto un'emozione non è la stessa cosa. Io sono molto preoccupata, perché e nello stesso tempo però aver sentito voi adesso e questo racconto che è stato fatto ed è la prima volta che mi capita in questo periodo, e di questo ti ringrazio, che in realtà siete riusciti a Valdagno, ho sentito un po' meno, però un conto è una rete, un conto è una biblioteca, a mantenere quella dimensione di comunità, che c'è nella biblioteca anche attraverso la rete. La maggior parte delle biblioteche che io ho sentito hanno fatto un enorme lavoro soprattutto di prestito di ebook e di garantire in qualche modo il contatto con i bambini attraverso le letture. Però il racconto che hai appena fatto è un racconto straordinario, perché fa capire che bibliotecari di base, quelli militanti, in qualche modo ce la faranno a mantenere
la biblioteca quella che piace a noi, quella che vogliamo noi, no? E, tra l'altro mi è stato chiesto di raccontare qualche buona pratica all'estero, penso che forse quello che ho sentito questa sera potrebbe essere una buona pratica da raccontare italiana. E quello che ci preoccupa di più tutti è la dimensione fisica di questi luoghi. E come, cioè io dicevo prima, quando facevo un progetto di nuova biblioteca, di ristrutturazione di servizi, eccetera, le parole che uno usa di più sono stare insieme, per tutti, ibridazione, polifunzionale, un luogo che si trasforma, che la mattina è scuola, il pomeriggio è biblioteca, la sera è centro della comunità, che è dentro la piscina, il teatro, cioè che può diventare una casa della cultura per un piccolo territorio, perché ma anche un presidio medico, ma anche, no, diventa un polifunzionale anche per rispetto agli abitanti magari di quella piccola comunità. Tutte queste parole in questo momento sono vietate, sono assolutamente vietate. E quindi se dovessi in questo momento ragionare su un progetto, non so veramente che cosa potrei dire su come organizzare gli spazi. Si stanno tutti un po' interrogando in questo momento come riorganizzare gli spazi. Quello che a me viene in mente, abbiamo l'estate davanti, è quello che dicevi prima tu, Marta, che sfruttiamo l'aperto, andiamo fuori, andiamo sotto un albero a raccontare le storie, andiamo in piazza, andiamo, cioè usciamo, no? Perché se l'ambiente dentro è un ambiente difficile, dove possiamo accogliere solo una persona, dobbiamo andare fuori. È la biblioteca che magari va anche in spazi più grandi, in giro ci sono un sacco di fabbriche abbandonate, di luoghi rigenerati, no? In questo momento forse dovremmo anche lavorare di più insieme agli altri servizi culturali della città, il teatro, il cinema, cioè dovremmo veramente lavorare tutti insieme perché l'obiettivo è assolutamente comune. Voi forse siete anche facilitati rispetto ad altre città che non hanno puntato tutto e solo sul turismo, quindi la dimensione dei servizi che si creano per una comunità è una dimensione che avete sempre avuto, mentre molte città, io sempre questo ricordo, mi è piaciuta molto l'esperienza di Lecce, però Lecce è una città di 100.000 abitanti che non ha una biblioteca comunale e dove tutti i luoghi vengono visti come luoghi dove fare qualcosa che in qualche modo attiri il turismo. Non si pensa al fatto che una città diventa tua se la conosci, se sei tu capace di raccontarla ai turisti. Se ogni persona l'ha vissuta, no? La pietra sulla quale inciampa è una pietra che ti sa dire che cos'è. Allora, forse in questo periodo abbiamo la possibilità di fare questo, no? Di raccontare i nostri luoghi e di far diventare i cittadini, ma già questo lo state facendo ancora di più, parte di questa storia, parte di questo racconto, parte, no, che non è solo della biblioteca, è proprio della comunità. Questo è un momento in cui la biblioteca, che per tradizione ha fatto sempre questo, può diventare il punto, lo snodo, no? Come dicevamo, proprio per far sì non solo che si producano e si selezionino contenuti di qualità, che non sempre lo sono, quindi da questo punto di vista la biblioteca deve diventare una garanzia. I bibliotecari, ho visto qualcosa in giro, biblioteche americane, eccetera, hanno spesso fatto dei siti dove mettevano le notizie, quelle vere, non le fake news. Se volete sapere qualcosa sul coronavirus, trovate qui le informazioni. Questo sarebbe stato interessante anche, e questo lo si poteva anche condividere tra tutte le biblioteche italiane, no?
e dire vuoi sapere qualcosa, noi ti diamo le informazioni che non sono quelle dei 24 virologi che vi ritrovate ogni settimana in una trasmissione differente, no? Quindi diventare proprio punto di informazione, e voi sapete che su questo all'estero si lavora molto, no? Che va oltre il libro, va oltre quello che sono le peculiarità, no, della nostra biblioteca. Voi già lo fate, per cui, però in Italia esiste molto una tradizione, e ogni volta che io dico delle cose mi dicono: Antonella, ma ricordati che noi siamo pur sempre una biblioteca, non siamo qualcos'altro. Allora, in questo siamo pur sempre una biblioteca, ti chiedi che cos'è, no? Prima tu ti lamentavi del fatto che non puoi più vedere i tuoi cittadini, mi piace chiamarli così, che vengono in biblioteca e fanno tante cose insieme, creano, aggiungono valore, perché lo stare insieme, il ragionare, lo discutere fa crescere il singolo, ma fa crescere la comunità, no? E quindi questa è la cosa fondamentale. Un libro, chi già legge, poi voi sapete quanto io quando posso parlo non tanto del digital divide, ma della povertà educativa. Cioè qui si è solo accentuato in questo momento quella che era la povertà educativa. Perché in questo senso sbaglia moltissimo chi difende le lezioni a oltranza da casa. Perché per molti bambini significava uscire da un ambiente trucido e andare in una classe dove incontrava bambini come lui, o bambini anche diversi, che però lo stare insieme. Quindi da questo punto di vista l'innamoramento per le cose a distanza, che io non le nego per nulla, però devono essere delle opportunità in più che non sostituiscono la dimensione della relazione. Quindi anche la scuola dovrebbe progettarsi soprattutto per fare cose all'aperto, per smantellare le classi, per buttare via i banchi, no? Come hanno già fatto nei paesi nordici le biblioteche, le scuole nordiche. Oggi leggevo un articolo che più che la classe è la mensa, che potrebbe diventare il luogo dove fare lezione. Voi provate a pensare quante volte diciamo che mangiando, bevendo, stando insieme, no, in una situazione conviviale saltano fuori delle cose che in un'altra situazione non salterebbero fuori. Quindi la creatività che avete espresso prima voi è esattamente quella che serve in questo momento, competenze ma grande creatività. Non ritornerà più esattamente quello che c'era prima, credo. Questa cosa che dicevi prima degli utenti di Valdagno, molti potrebbero non venire perché hanno paura, perché hanno sviluppato la sindrome, come qualcuno la chiama, della capanna. Scopri che in fondo a casa, chiusi dentro, e questa è la grande preoccupazione che ad esempio c'era per i ragazzini giapponesi che non escono più, no? Ma già prima il fenomeno. Quindi come reagiranno le persone non lo sappiamo. Come reagiranno le persone in questi spazi fisici che abbiamo progettato per essere spazi che li mettevano insieme, no? Quando tutti ti dicono la mascherina, il metro e mezzo, i 18 metri dell'ombrellone, cioè veramente un incubo. Allora io penso che potremmo farlo diventare un gioco. Guardavo l'altro giorno, io un giorno dicevo, se io avessi una biblioteca molto grande, e la stavo pensando per una biblioteca pugliese che ho aiutato a fare, che ha degli saloni enormi, ecco, ma perché non mettiamo delle tende per bambini, delle piccole canadesi, di quelle che fai plof e si aprono, e ognuno sta dentro nella sua piccola tendina aperta, quindi il suo metro ce l'ha, e tu stai fuori e fai delle cose. Se voi andate nel sito dell'IKEA, l'IKEA sta progettando esattamente delle tende, delle cose per far sì che le persone possano stare dentro, sentirsi riparate, ma nello stesso tempo. Quindi abbiamo molte possibilità, no? E forse dovremmo attivare di più i cittadini in questo, no? Chiedere di più ai cittadini, come potresti aiutarci a risolvere questo problema? Come possiamo fare? Hai un'aia da metterci a disposizione dove venire a fare delle cose, no? Forse, e questo ci consentirebbe anche di forse avvicinare delle persone che, a parte
che al di là delle tecnologie non vengono in biblioteca perché non gli interessa di venire in biblioteca. Questo lo sappiamo, chi non legge, chi non studia, chi ha. Allora magari in questo modo il filò, no? Che bello il filò, no? Voi avete ancora una dimensione campagnola, no? E quindi questa cosa di dobbiamo inventarci, io credo soprattutto uscire. Non ho la palla di vetro, non so come reagiremo, non so, mi preoccupa che le persone possano avere paura dell'altro, perché quell'altro può essere qualcuno che porta qualcosa, no? L'untore. Ecco, questo sarebbe pericolosissimo. Ho più voglia di parlare, di discutere, di ragionare, di riflettere, che di dire qualcosa, no? Perché questo momento di riflessione. Mi ha colpito molto che in questo periodo si sta parlando moltissimo di cultura, mai come in questo periodo si è parlato, no? Se vedete, di cultura, e per una volta la cultura non finalizzata al turismo, non finalizzata alla crescita economica del paese, ma la cultura finalizzata alla crescita sociale, la cultura come valore sociale. E questo tutti, anche i grandi musei, no? Stanno facendo. In questo però, se voi andate a leggere i vari articoli nei Agicult, nei vari blog di giornali, eccetera, le biblioteche non ci sono mai, mentre sappiamo che fanno un lavoro dal basso e continuano a farlo straordinario. E questo non esserci mai è sempre quel pregiudizio che io sto cercando da anni di combattere, no? Perché se tu hai una parte d'Italia che non fa il lavoro che fate voi, è una parte d'Italia che pesa anche dal punto di vista della creazione di un immaginario differente. Se tu non hai un ministro che dice io so che i comuni avranno meno soldi e che finanzieranno quelli che sono i servizi ritenuti dalla popolazione indispensabili, se uno non ha mai avuto, mai conosciuto la biblioteca come servizio indispensabile, non la chiederà mai, non la chiederà mai. La biblioteca che in questo periodo, avendo un'unica persona che lavorava e tutto il resto di operatori, no, presi con, attraverso forme varie, li ha lasciati a casa in cassa integrazione, non ha sfruttato, no, questo periodo per dire progettiamo insieme delle cose. Magari per risparmiare soldi, magari perché il contratto diceva servizi al pubblico, ma questi non sono servizi al pubblico, quello di organizzare tutto quello che prima veniva raccontato. È il momento anche di metterci, ci si poteva mettere insieme per riflettere, anche mettere a punto alcuni servizi che sapevamo che avrebbero avuto bisogno di riflessioni e che non siamo mai riusciti a fare perché presi dal quotidiano, no? Perché ammazzati dal quotidiano. Quindi si è persa un po' questa occasione. Però serve un piano nazionale che non c'è. Serve un ministro che dice noi diamo dei soldi che vogliamo finalizzati alle biblioteche pubbliche di base territoriali perché sappiamo che sono degli hub importanti nel territorio. Questo purtroppo c'è in una piccola parte d'Italia, manca nel tutto il resto d'Italia. E questo io credo che finisca per pesare enormemente anche su quella parte d'Italia che lavora in un certo modo. Abbiamo chiuso, devo dire, secondo me, con una grande riflessione di Antonella sul complessivo non soltanto delle biblioteche, ma anche del senso della lettura e del valore degli spazi di socialità, perché, ripeto, anche prima nel ragionamento con chi gestisce le librerie del territorio abbiamo fatto un ragionamento per alcuni versi simile, cioè la cosa che manca di più è il contatto, il fatto che sia uno spazio di confronto dove le persone possono andare, confrontarsi con il libraio di fiducia, ma anche discutere dei libri, consigliarsi sull'acquisto. Quindi ecco, io vi ringrazio davvero del tempo, Marta, Marco e Antonella, e delle riflessioni, nel senso che uno degli obiettivi, l'ho detto all'inizio, lo dico in chiusura, di queste chiacchierate web, diciamo così, è proprio questo, non soltanto di riflettere, fare la conta dei danni del coronavirus, ma anche di provare, riprendo le parole di Marta, a gettare un seme
di riflessione su quello che abbiamo davanti e a provare a portare, se c'è, e qualcosa forse c'è, del buono dall'esperienza che stiamo vivendo. Quindi grazie davvero, grazie a tutti voi, buon lavoro, buona serata. Grazie Marco, grazie Marco, ci vediamo a Vicenza, credo. Ecco, e grazie a chi ci ha seguito. Buona serata, grazie davvero. Ciao.